Ciao ragazzi e ragazze, oggi vi faccio vedere dei prodotti che dire, meravigliosi. Finalmente ho ricevuto tutti i prodotti che volevo e poi mi hanno regalato le mie figlie dei prodottini Wycon. Prima passiamo da Sephora e da Sephora ho preso finalmente questa cipria di Too Faced, che è fantastica, ragazzi, fantastica. Guardate, è trasparente, è quella che non ha profumo, è quella che ha sotto il, vi faccio vedere, il cuoricino per poterla applicare. E anche qua uno specchio grande, è uno specchio unico. Però è bellissima, è introvabile, ma ce l'ho fatta ad averla finalmente dopo un bel po'. Questi sono i prodotti che mi sono arrivati dopo un bel po'. Passiamo poi a di Too Faced. Ho anche, guardate che pochette meravigliosa. Scusate, ho messo tutti qua i miei prodottini e questa è di Nabla. Di tempo fa. Allora vi faccio vedere, aspettate che li devo tirare fuori perché sono proprio tantini. Eccolo qua. Di Too Faced c'è anche questa tinta. I nomi ve li metto dopo sotto all'info box perché ceccata come sono non vedo niente. E siccome sono un po' i prodottini voglio velocizzare la cosa. Allora, e questo vi faccio vedere gli swatch, ve li faccio ovviamente. Secondo me sono uno più bello dell'altro. Guardate, questa è una tinta labbra e ha un profumo divino, sublime. E per Too Faced abbiamo finito. Passiamo ora a come si dice? Charlotte Tilbury, guardate qua, finalmente ho preso anch'io una, mi sono fatta tentare anch'io, la terra, che è meravigliosa. Ce n'era, questa era in una via di mezzo, c'era quella più chiara, questa, quella media, che era abbastanza scura, e quella più proprio scurissima. Questa qua, vedete, per il mio incarnato, dico che va più che bene messa con il pennellone. Poi vi lascio giù i nomi se volete. Poi sempre di Charlotte, finalmente è arrivata questa palette introvabile, sempre esaurita, e finalmente ce l'ho, sperando di poterla aprire così che dimostro i colori. Sono colori meravigliosi, uno meglio dell'altro, uno meglio dell'altro. Veramente li utilizzate tutti. Sono super scriventi e davvero belli. Nelle colorazioni di questa palette stratosferiche. Ve li metto sulla mano, olè. Sono sublimi, molto molto versatili, belli e adatti a tutti gli incarnati. Io vi dico che oggi sono stravolta, quindi non fate caso alla mia estetica, oggi sono pessima, peggio del solito. Poi di Natasha Denona ho preso questa palette finalmente per San Valentino, che avevo già la palette mini, io guardo là perché là, quella mini che vi ho fatto vedere nel tutorial precedente, e adesso c'è questa, c'era abbinata questa che non trovavo, e poi l'ho trovata, e ve la mostro. Questa è palette viso, ci sono tutti intarsiati questi cuoricini, che dire, e questo è l'illuminante
mentre questo è il blush in crema. Tutti e due prodottini li metto qui, molto scriventi, molto, e poi dopo vedete come si sfuma bene sia l'illuminante che il blush. Sono prodotti veramente, io faccio un miscuglio generico in modo da farvi capire quanto sono belli. Sono molto belli, non c'è che dire. Difficilmente mi ha deluso Natasha Denona, sinceramente. Tutto quello che ho preso sono sempre stata contenta. Poi per la prima volta ho voluto acquistare due rossetti, uno meglio dell'altro come colorazione. Sono, il packaging non ha nulla di che, ma le colorazioni. Uno è questo che indosso, non essendo molto truccata ovviamente, e la stanchezza vi garantisco è tanta, vi mostro i due, sembrano simili ma non lo sono affatto. Allora vedete, questo è quello che indosso e ve lo swatcho, ma sono burrosi, cioè è proprio burro fuso. Ed è quello, è burro fuso, è metallico il packaging e calamitato. Garantisco che è burro fuso. Guardate, e questo è l'altro. Io sono innamorata di questi colori e ho voluto prendere per provarli. Vi garantisco che ne vale la pena. Poi siamo un bel niente. Passiamo a Wycon, come vi dicevo. Allora, uno è questo, la collezione è quella vegana. Ho preso la palette, questo qui, un ombrettino e due tinta labbra. Sembrano uguali, ma non sono ovviamente. Passiamo dall'ombrettino in crema, sono simili a quelli di Clio Makeup, molto carini, molto scriventi. Se riesco a prenderlo con queste unghietti, oh, ce l'ho fatta. Ne tolgo anche un po' perché, e lo applico qua. Guardate, anche questo una volta applicato non viene via più. Ed è molto bello, è un misto rosato, vedete, un misto rosato che dà anche del nocciola una volta applicato, vedete qua? È molto carino, molto versatile anche questo come prodotto. Poi passiamo alla palette occhi, che per me non è bella è di più, non mi è piaciuta tantissimo. Non è scrivente, ancora di più. Guardate qua. Allora, passiamo a questo. Ma questo cosa no? È burro. Anche questo è burro. Guardate, vi faccio lo swatch qua. No, è una cosa mega galattica, secondo me. Bellissimo. Poi anche questo. Stra scriventi, ragazzi. Stra. E dico strascriventi, l'ho sporcato, mannaggia. Vedete come scrivente, guardate. Mamma mia, sono una meraviglia. E questi qua sono i glitterini pressati. Vedete? Glitterini pressati, sono colori particolari, ma molto molto belli. Tutti indistintamente prenderemo l'altra mano perché per mostrarveli tutti belli. Guardate, lo metto qua, si vede? Comunque sì, sono tutti scriventi, tutti tutti tutti, vedete, sfioro. E questa è la linea nuova che ha fatto, vegana. C'è anche scritto, mi sembra. Comunque è naturale. Poi
Spogliamoci un po' le mani, poi passiamo le due tinte a labbra che secondo me non sono, sono proprio fantastiche, non sono da invidiare a nulla. Le sfiorate, guardate qua che colore, faccio vedere l'altro, sono cremosissimi, guardate che belli, anche il pennellino lo metto di qua. Questo. Vedete che sono belli? Sembravano uguali quasi, guardate. Sembrano quasi uguali, ma sono completamente diversi. Sono questi qua, questi due. E niente, volevo, non vedevo l'ora di farvi vedere il tutto. Io sono stra felice, stra stanca, ma stra felice. Vi mando un bacione. A presto, ciao!